tassazione dei proventi da mining e da staking di cripto in Italia. Che cosa succede? Considerate questo video come una continuazione del video precedente, dove abbiamo parlato di criptoguerra, cioè in Italia c'è una guerra in cui l'Italia e pochi altri paesi del G7, diciamo i paesi più fortemente industrializzati, quelli che hanno bisogno di più soldi fondamentalmente per mantenere vivi servizi e infrastrutture, contro il resto del mondo. Quindi che cosa abbiamo visto nel video precedente? Che cosa fa? Che cosa accade in Europa, nei paesi crypto-friendly? Parleremo in un altro video di cosa accade nei paesi al di là dell'Unione Europea. Oggi cerchiamo di capire velocemente, non ti annoierò, che cosa succede in Italia per i proventi da mining e i proventi da staking. Te lo dico, come sempre, dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e come al solito ti invito a iscriverti al canale di Tax Planning Internazionale se ancora non l'hai fatto e a lasciarmi un like, che poi provvederai a levarmi alla fine del video se il contenuto non ti sarà piaciuto. E partiamo immediatamente. Questa volta cercherò di contenermi e non andare avanti con i miei soliti sproloqui da 10-15 minuti, perché so che ad alcuni non sono graditi. E allora cerchiamo di tenerci più brevi con le tempistiche di pari passo con le tempistiche della digitalizzazione. Mining e staking, che cosa sono? Non spetta a me spiegartelo, se sei qui, se stai ascoltando questo video, probabilmente perché sei un investitore, ne sai molto più di me in termini alle tecnicali di singoli, quindi come avvengano, di quali siano i processi e di soprattutto quali siano i ritorni sull'investimento in mining e staking. Cominciamo col dire che non tutti i paesi, sempre rifacendoci al concetto della guerra tra paesi oggi in atto nel mondo per quanto riguarda le cripto, non tutti i paesi tassano le attività da mining, non tutti i paesi tassano le attività da staking. Per esempio il Portogallo in questo momento storico non lo fa, te la butto lì. Mentre l'Italia evidentemente sì, è inutile girarci intorno. Quindi la cattiva notizia è che l'Italia li tassa, la notizia forse ancora più cattiva è che in realtà si va ben oltre il 26% sul capital gain che sei abituato ormai a conoscere se sei un investitore cripto in Italia. Ok, quindi noi sappiamo che la regola dei 51.000 euro per 7 giorni consecutivi, eccetera, eccetera, si applica il 26% sulle plusvalenze. Il mining e lo staking applicano delle regole leggermente differenti, tale per cui se sono attività esercitate abitualmente, magari per il tramite appunto di una società, quindi una SRL, e allora a quel punto, premesso chiaramente, facciamo attenzione, perché una cosa è il tema fiscale, una cosa è il tema di civile in campo di autorizzazioni e licenze, ok? Ma io non ti parlo di questo oggi, ti parlo di che cosa succederebbe se il fisco intervenisse e trovasse un'attività di mining magari non dichiarata in Italia, ok? Perché in realtà questa cosa che sto per dirti non c'è scritta né nella legge, quindi non dice né legislatura fiscale né in nessun documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate ad oggi, novembre, fino a ottobre 2021. Ma è sicuramente quello che accadrà, e questo è l'atteggiamento in termini di interpretazione che l'agenzia avrebbe, ok? Quindi se trova un'organizzazione di uomini, di mezzi, di persone, cosa che è tipica del mining, perché ci sono più persone, più mezzi, più server, no? Per più macchine da minare, allora in quel momento quella è un'attività commerciale e andrebbe applicata l'IRES al 24%. Probabilmente qualcuno potrebbe venirti a chiedere anche un ulteriore 4-5% di IRAP, ma limitiamoci, diciamo, alle imposte sul reddito delle società, quindi 24% come business income. Se invece è possibile dimostrare che si tratta di un reddito occasionale, di un'attività appunto che si aggiunge ad altre che magari tu già fai e quindi la fai magari da solo, occasionalmente, anche se poi ti ripeto il mining è fatto 24H così come lo staking, ma comunque come attività occasionale la cosa peggiora, perché addirittura peggiora, quindi è meglio non è che sia un'attività abituale non occasionale, perché si va a finire nel calderone dei redditi diversi, dei miscellanea, e lì la tassazione applicabile è quella IRPEF per aliquote per scaglioni crescenti fino alla più alta, che è quella del 43%. Questo è quello che succede per il mining, ma una vita migliore non ha lo staking, che fondamentalmente è riattribuibile, perlomeno sulle persone fisiche, a quello che succede con il mining, è riconducibile, assimilabile, chiedo scusa, a quello che succede con il mining, e quindi anche qui si rischia di andare nei redditi diversi con una tassazione crescente fino al 43%. Di nuovo,
in questa guerra delle criptovalute l'Italia è evidentemente sotto un profilo fiscale destinata a perdere, è una follia totale in termini di sprechi di risorse. Esistono paesi che invece hanno un atteggiamento più crypto friendly, sicuramente il Portogallo non è l'unico, facciamo attenzione perché esistono proprio tre categorie di paesi nel mondo. La prima, che tassa tutto in ogni caso, quindi fin dal primo momento di creazione della criptovaluta, quindi fin dal mining, e poi esiste quello che invece, esiste un gruppo di paesi che invece tassano le cripto soltanto, si dice, on the first event disposal, cioè quando lo utilizzano per la prima volta, quindi al primo scambio delle cripto verso qualsiasi altra cosa, che può essere un'altra cripto, una valuta, una trasformazione in fiat, un bene o un servizio. E poi esiste invece un terzo calderone di paesi dove invece non si capisce assolutamente niente. Così, questa te l'ho potuta regalare in più alla fine del video. Se ti è piaciuto, non levare like, che l'avrai già messo all'inizio della puntata su mia richiesta. Noi ci rivediamo nel prossimo video, grazie per avermi ascoltato.